Progettato per creare emozioni e dare piacere sia alla vista che a bordo, il nuovo Renault Rafale mantiene le promesse anche su strada, raggruppando il massimo del know-how by Renault in un corpo coupé in formato maxi SUV. Dopo aver rinnovato il suo arsenale tecnologico in termini di motorizzazioni ibride, telai ed equipaggiamenti elettronici, per Renault è la volta di calare l'asso del nuovo Rafale e proporsi come alternativa proprio nel segmento di riferimento per i brand premium. Qui i concorrenti diretti sono tutti grandi, grossi ed estremamente agguerriti, la top class dei SUV europei ed oltreoceano. Inutile fare i nomi, li abbiamo tutti ben presenti e sono punto di riferimento per gli amanti del genere. Renault prova ad inserirsi nel gioco, con un SUV dal nome iconico come Rafale, un nome che ricorda il vento, i cui riferimento al mondo dell'aeronautica sono scritti a caratteri cubitali nella storia Renault. Quella dei record del Caudron Renault Rafale, che nel 1934 raggiunse i 445 km orari e scrisse la storia puntando molto sul design. È un'auto che in città, ad esempio, possiamo definire una vettura elettrica che ogni tanto devi ricaricare con un po' di benzina, perché per l'80% del tempo va in elettrico ed emette soltanto 105 grammi di CO2 e fa risparmiare quasi il 40% dei costi rispetto ad una vettura a benzina normale. Quindi è proprio un manifesto, è la sintesi, la più alta sintesi del manifesto dei valori di Renault in questo momento. Nuovo Rafale è il primo veicolo di serie interamente progettato secondo il nuovo linguaggio stilistico introdotto con l'arrivo di Gilles Vidal a capo del design Renault, che apre una nuova era e si pone al passo con i tempi con un SUV coupé dal design ben riconoscibile. La linea fastback leggermente rialzata, protetta da elementi nero lucido, colloca Nuovo Rafale nella categoria dei SUV dall'anima sportiva. È un'auto dal profilo dinamico, con il lungo cofano orizzontale che trasmette un senso di potenza, sovrasta un frontale molto scolpito, contraddistinto dalla nuova forma della calandra e dalla nuova firma luminosa inaugurata già da Nuova Clio. Le spalle pronunciate fanno massa intorno alle ruote posteriori, suggerendo grande forza visiva, come se l'auto fosse pronta a scattare, mentre la forma spiovente del tetto, con la sporgenza finale, trasmette un'idea di velocità. Lungo 4,70 m e largo 1,86 m, il nuovo Rafale rientra a pieno titolo nel segmento D e con un'altezza di 1,60 m si colloca pienamente tra i SUV sportivi. Viene proposto fin dal lancio con il propulsore ibrido benzina E-Tech Full Hybrid da 200 cavalli. Potente e parca nei consumi, automatica ed autoricaricabile, questa motorizzazione offre il miglior rapporto prestazioni-consumi-emissioni del mercato, ma anche un'autonomia che invita ad intraprendere lunghi viaggi. La motorizzazione E-Tech Full Hybrid a 200 cavalli è composta da un motore termico turbo benzina 3 cilindri da 1,2 litri e da due motori elettrici. Il motore principale fornisce la trazione elettrica, mentre il motore elettrico secondario è responsabile dell'avviamento del termico e del cambio marce della trasmissione. Con l'avviamento 100% elettrico e il recupero energetico che si attiva automaticamente in fase di decelerazione frenata, questa motorizzazione consente di risparmiare fino al 40% di carburante rispetto alle motorizzazioni termiche equivalenti, senza necessità di ricarica. Più avanti arriverà anche una versione ibrida plug-in da 300 cavalli, ancora più sportiva, grazie all'aggiunta di un terzo motore elettrico e alla trazione 4x4. Anche per gli interni è stato usato un approccio innovativo e naturale, utilizzando in anteprima mondiale ardesia e sughero nell'abitacolo. Nella versione Spirit Alpine, l'ardesia naturale la troviamo sulla plancia, di fronte al posto passeggero, e sul poggiamano. Nella versione Tecno, è il sughero naturale che riveste la fascia della plancia, creando una percezione alto di gamma. Connettività ai massimi livelli dentro e fuori, abbinando le funzionalità dello smartphone con il sistema multimediale del veicolo Open Air Link, con Google integrato. Quest'ultimo dà accesso ai servizi e a tante applicazioni, proprio come uno smartphone. Per garantire un piacere di guida ottimale in assoluta tranquillità, il nuovo Renault Rafale è dotato di 32 dispositivi di assistenza alla guida, suddivisi in tre categorie: guida, sicurezza e parcheggio. Insomma, dedicata a chi vuole qualcosa in più in termini di piacere di guida, la nuova SUV coupé di Renault è pronta al debutto.